Oggi parliamo dell'amare e dell'innamorare. Queste due parole fanno solo rima, potrebbero essere vagamente similari, ma non c'entrano niente. L'innamoramento è lo scoppio iniziale. Detto in modo poetico, abbiamo qualcosa del tipo: quello stelo dal quale non sboccia ancora il fior. Detto in modo popolare, è quella pressione sanguigna appena sotto la cintura. Sotto questa chiave di lettura, l'amare è l'arte di restare innamorati a lungo. Proprio così. Amare significa rimanere innamorati nonostante tutto, nonostante l'età, nonostante quello che ho visto di te, nonostante quello che ho percepito di te, nonostante quella cosa che hai detto, nonostante quella cosa che hai fatto. Ma quando ami non importa, proprio perché l'amore è più forte. L'innamoramento in quanto scoppio iniziale prevede che venga tirato in ballo solo l'emisfero emotivo, pure intellettuale, sessuale, materiale. L'amore in quanto continua ad essere innamorato prevede l'impegno, e dove c'è l'impegno tutta la nostra facoltà intellettuale, spirituale, intuitiva, intenzionale è rivolta a far continuare quella storia. Capisci quanta energia ci stai mettendo? Dunque valuta sempre se sei innamorato, se è uno scoppio iniziale oppure se provi amore, ovvero ti stai impegnando per. E quando ti impegni per, non ci sono mai scuse per andare contro l'amore o la tua storia. Detto questo, non mi resta che ricordarti il nostro appuntamento del 23 di aprile per il corso sui tarocchi di Marsiglia a Torino, zona centro. Spero di vedervi in tanti. E nel frattempo, continuate a guardare questi video.